una tripla di Battistini dopo 14 minuti di gioco che vale il 14-40 per Vigevano. È il momento del massimo vantaggio e dell'apoteosi della Elachem sul difficilissimo campo di Treviglio. Una prestazione eccezionale dei Ducali, fondata sulla difesa e trascinata da Wildman, Battistini e Smith, che ha portato al fragoroso 68-90 finale. I ragazzi sono stati veramente solidi. Di nuovo hanno giocato con una personalità invidiabile. Siamo stati zitti, ma arrivavamo a questa partita con l'infortunio di Bertetti, con due influenze durante la settimana. Era stata una settimana abbastanza tribolata. Treviglio e Vigevano si presentano alla sfida entrambe senza playmaker. Vitali manca ormai da un po', Bertetti è stato costretto a un forfè all'ultimo minuto per un'elongazione muscolare. Per di più Rossi è reduce dall'influenza, anche se per come gioca non se ne accorge nessuno. L'inizio è tutto di Wildman, 17 punti nei primi 10 minuti, alla fine saranno 29 con un clamoroso 6 su 9 da 3. L'americano però incappa in qualche fallo di troppo, così come Leardini, ed entrambi si devono accomodare a lungo in panchina. Nessun problema però per Vigevano, che continua a volare, perché Battistini è in grande giornata tra schiacciate, rimbalzi e tiri da tre, perché Strautmanis da minuti di grande concretezza, perché soprattutto in difesa non passa niente. Treviglio segna la miseria di 15 punti nei primi 15 minuti, scelte sbagliate da parte dei giocatori della Gruppo Mascio probabilmente, che finiranno la partita con un carente 4 su 26 dalla lunga distanza. Sono apparse però evidenti le difficoltà causate alla squadra di casa dall'arcigna difesa gialloblu, che molto raramente ha concesso tiri facili agli avversari. Nel terzo quarto le fiammate di Brian Sacchetti e le frequenti gite in lunetta di Guariglia riavvicinano Treviglio fino al meno 13. Vigevano non si scompone. Un'accelerata di Smith e il rientro di Wildman riportano il vantaggio attorno ai 20 punti, con addirittura un ulteriore crescendo nel finale.